Carissime compagne, carissimi compagni, innanzitutto grazie, perché il risultato di queste elezioni amministrative è straordinario. Intanto è straordinario per il centro-sinistra, nella quale coalizione noi siamo stati in larga parte. Siamo riusciti a Milano, in una situazione praticamente impossibile, a ribaltare le posizioni rispetto al centrodestra. Pisapia ha dato 7 punti percentuali alla Moratti e all'interno della coalizione le forze della sinistra, con un candidato di sinistra, sono andate benissimo. A Napoli il nostro candidato è arrivato al ballottaggio, De Magistris, e ci sono le condizioni per sconfiggere la destra anche a Napoli, con il sostegno, anche se non con l'apparentamento, da parte di tutte le forze del centro-sinistra. Questo risultato, che ha visto premiata l'idea di una coalizione democratica contro lo strapotere volgare e arrogante di Berlusconi e di questa destra, beh, insomma, questa idea della coalizione è la nostra idea da sempre, cioè l'idea che le forze democratiche debbano coalizzarsi, altrimenti perdono. Speriamo che abbiano capito anche dentro il Partito Democratico, dove ci sono dei settori, Veltroni in testa tanto per cambiare, che continuano a pensare ad una logica folle e perdente di autosufficienza. Ma dentro a questa coalizione il risultato della federazione della sinistra, PDC e Rifondazione, è incredibilmente buono, in una situazione nella quale siamo stati totalmente oscurati, come voi sapete benissimo, e altre forze della sinistra, ad iniziare da Sinistra e Libertà, hanno avuto invece la massima visibilità, la massima esposizione mediatica. Bene, in questa situazione, con noi esclusi da tutti i talk show principali e dai telegiornali, siamo riusciti con le nostre forze, grazie al vostro, alla vostra abnegazione, siamo riusciti a ottenere un risultato che è esattamente pari a quello di Sinistra e Libertà, e abbiamo preso su percentuale nazionale soltanto 1000 voti in meno dell'Italia dei Valori. Un risultato incredibilmente buono, il primo in controtendenza dal 2008 ad oggi, che ci dice, primo, l'unità tra noi e Rifondazione funziona. Secondo, funziona laddove noi siamo in coalizione, perché siamo percepiti come utili, un bilanciamento a sinistra della coalizione di centro-sinistra. Terzo, quel simbolo, la falce e il martello, è ancora un simbolo che ha un appeal, anche perché l'analisi disaggregata dei voti ci dice che tanti di quei voti sono voti giovani, quindi di persone che non hanno conosciuto direttamente il Partito Comunista Italiano, e dunque non è un voto di nostalgia, ma è un voto verso il futuro. Grazie ancora a tutti.